per essere qui con noi, ci onorate anche da lontano alcuni amici di partecipare a questo incontro, siamo molto contenti, spero che alla fine questo nostro primo appuntamento con il diploma, sul diploma di laghi italiani possa essere di interesse per tutti e servire ad aumentare, se si può, ancora di più l'interesse che nel tempo abbiamo visto per questo nostro appuntamento, per questa nostra iniziativa che, come sapete, è nata ormai alla fine del 2003. Mi presento, perché con qualcuno ci siamo presentati man mano, ma lo faccio. Io sono Ivan Barberis, K1 Giulia Tutiforme Lima, presidente della sezione di Ivrea, radiomatore anch'io ormai, anche se forse qua sono tra i più giovani al tavolo, forse sì, comunque radiomatore ormai da 20 anni il prossimo anno, sono 19, ne faccio 20 con il 2007, questo giusto per fare anche un po' di statistica sull'età di tutti. Allora, dicevo, come sapete il diploma dei laghi, come sapete, come poi seguiranno nel corso della mattinata, il diploma dei laghi è nato nella fine del 2003, devo dire oggi, a distanza di qualche anno, cioè nel 2006, noi di fatto come sezione di Ivrea stiamo così raccogliendo i frutti in termini di soddisfazione per la sezione, di tantissimo lavoro cominciato in sordina nel 2003, allargatosi man mano, ma dicevo, di tantissimo lavoro fatto in sezione, fatto attivando laghi, fatto compilando fogli e fogli di referenze e allargando in questo modo il merito di questo bellissimo diploma. Ecco, io naturalmente voglio ringraziare oltre a tutti voi che partecipate a questo incontro un po' di persone, a partire dal direttivo nazionale dell'ARI, che ha creduto e ci ha risposto con favore a questa iniziativa, innanzitutto concedendoci il patrocinio a questo primo meeting. Ma soprattutto anche in termini di presenza personale con Italiuno JQJ, Mauro Pregnasco e K1 YLO Alberto, che sono rispettivamente vicepresidente e vice segretario dell'associazione, sì, rispetto ad altri, nel senso che chi fa attivazioni, lo vedremo anche dalle presentazioni fotografiche che scorreranno, lo fa ovviamente in portatile, lo fa con necessità magari di raggiungere qualche volta laghi dove per arrivarci deve fare strada a piedi, per cui c'è, come dire, anche la necessità di ingegnarsi nel dover ricercare i componenti che pesano di meno, le attrezzature più snelle possibile, la semplicità, insomma, no? Per arrivare a lavorare. Vicepresidente della sezione Aghi di Biella, facente funzioni oggi invece del nostro presidente, che porta a tutti voi autorità del diploma e autorità a livello regionale e nazionale, e a voi tutti che siete venuti qua così a partecipare per questo meeting del diploma dei laghi italiani, un saluto sia da parte appunto del presidente Giampiero Rossetti che di tutto il consiglio della sezione del laghi di Biella. Noi vi ringraziamo per aver scelto la nostra sezione e la nostra data di mercatino per il vostro meeting, così si è appunto potuto unire il vostro diploma, che suscita molto interesse anche tra i nostri soci, e il mercatino, che è un ottimo, diciamo, un ottimo appuntamento, così anche per ritrovarsi tra amici anche di diverse province e così scambio anche di... Franco, un settimo di più, presidente del Comitato Regionale di Monte Valle d'Aosta. Dal mio punto di vista non posso altro che apprezzare questo tipo di iniziative. Il Comitato Regionale non può altro che riuscire a collaborare con le sezioni. Il segretario nazionale è responsabile delle radiocommunicazioni di emergenza e della protezione civile. E vorrei evidenziare alcuni aspetti che mi sono saltati in mente mentre venivo qua a questo meeting. Primo aspetto è quello che questo qui è il classico frutto di una persona
che ha delle idee, le vuole portare avanti e le realizza. Perché io ho vissuto questo diploma all'Avere, essendo nella sezione di Ivrea, però il merito di questo diploma, devo dire, principalmente va a Bruno, io lo avvertì, perché lui che ha avuto per primo l'idea di fare questo, lo ha portato avanti con grossi sacrifici, perché evidentemente l'ha fatto veramente da solo. E se adesso la sezione di Ivrea e gli altri mi stanno dietro, secondo me è un giusto riconoscimento delle attività che ha fatto. Le energie comuni, e quindi... Contento di accettare l'invito di presenziare a questa riunione, e anzi sono sentito onorato, soprattutto perché credo, come hai detto tu giustamente, di essere... Ok, non è acceso. Il meglio andare in grafia. Ok. Mi fa piacere essere qui come amico fra amici, al di là di quelle che sono le cariche istituzionali. Il rapporto che ci lega agli amici della sezione di Biella e alla sezione di Ivrea è un rapporto datato che va ben al di là di quelle che sono i freddi rapporti delle cariche istituzionali, e quindi sono veramente contento di essere qui oggi. Sono contento anche perché il PLI, quando era nato, quando ci ha chiesto il patrocinio come Comitato Regionale del Piemonte, io allora ero Presidente del Comitato Regionale, quel Consiglio Direttivo, come credo l'attuale, ha creduto nell'iniziativa, l'abbiamo supportato, abbiamo dato patrocinio, e oggi come Award Manager Nazionale è stato presente la prima, e non the last, riunione, primo meeting del DLI, mi fa estremamente piacere. Per quello che riguarda lo svolgimento del diploma, è nato in sordina, ma nel giro di pochi mesi, direi neanche anni, è riuscito a guadagnarsi l'attenzione della platea dei cacciatori di diplomi, perché è un diploma che è ben articolato, è gestito con serietà e, come è stato accennato prima, è un diploma del tutto gratuito, che è possibile scaricare da internet, ma credo che su questo poi dopo Bruno dirà qualche cosa, ed è sicuramente un'iniziativa lodevole che poi successivamente è stata copiata, come capita con tutte le buone iniziative, anche da altre. Ma è un'iniziativa che è nata qui in Piemonte, è stata un'iniziativa della sezione di Ivrea, e il Comitato Regionale allora, mi ricordo che aveva sottolineato non poco questo modo nuovo di gestire i diplomi. Per il resto, che dire? Grazie a tutti, grazie a coloro che hanno organizzato il DLI, grazie a coloro che hanno organizzato questa manifestazione, e soprattutto un grazie di cuore a quelli che sono l'anima oggi del DLI, che sono coloro che attivano i laghi, perché senza attivatori non c'è diploma, così come senza soci non ci sono sezioni, come senza sezioni non c'è consiglio direttivo.